Questa mattina, nel giorno successivo alla protesta organizzata dall'imprenditore pesarese Umberto Carriera, siamo tornati a sentire il parere dei cittadini su quello che è accaduto ieri sera. Tra questi c'è chi è d'accordo con il pensiero dell'imprenditore, che quindi continua a supportarlo, e chi invece non è affatto d'accordo e sta dalla parte delle forze dell'ordine, che ieri sera hanno disposto la chiusura del locale dove l'imprenditore aveva organizzato la cena dopo la manifestazione. Allora, secondo il mio punto di vista non bisogna generalizzare, perché ci sono degli esercenti che rispettano le norme, le regole, sono in regola con le disposizioni dell'ultimo decreto e non andrebbero chiuse, perché è un settore che non produce i contagi più di altri settori. I settori che oggi producono i contagi possono essere anche i trasporti, se non proprio i trasporti. Non si può pensare che poi la manifestazione di ieri, è ovvio che la protesta arriva, tutti sono pieni, non ne possono più. Quindi lei è d'accordo con i ristoratori? Sono d'accordo con i ristoratori onesti, sono d'accordo con i ristoratori che rispettano le norme, sono contrari a quelli che se ne fregano. Che parte sta? Io è una risposta molto complessa da dare, perché la situazione comunque non è semplice e le regole è giusto rispettarle, però diciamo che c'è molto malcontento e anche comprensibile. Forse il ristoratore voleva lanciare una provocazione. Io ho partecipato alla manifestazione, che è stata pacifica come erano le previsioni, perché questo DPCM è stato un po' illogico nella chiusura dei cinema, dei ristoranti, dei teatri, delle palestre e quant'altro. Non sono una che trasgredisce le regole, però ho capito la situazione, che doveva essere forse una sommossa popolare, quella di tenere aperto dopo le 18. Poi sul caso isolato non posso che dare ragione alle forze dell'ordine. Le regole sono per tutti, non è che tu devi essere salvato perché fai il furbo. O era un'iniziativa che avrebbero preso tutti, allora tana libera tutti, oppure hanno fatto bene così le forze dell'ordine. Io penso che è giusto manifestare, assolutamente, hanno tutti i motivi, però c'era troppo assembramento, c'erano persone senza mascherina, il che non esiste, quindi te peggiori la situazione in quel modo, non la migliori, e poi il ristorante aperto. No. Le forze dell'ordine hanno fatto irruzione in locale e hanno disposto la chiusura per 5 giorni, quindi lei con questo è d'accordo? Sì, sono d'accordo, perché ok manifestare, però tenere il locale aperto non penso sia stato rispettoso. Noi siamo dalla parte della gente che lavora, che ha bisogno, e si è scesa in piazza perché comunque lo fa perché senza soldi comunque non si muore di Covid ma si muore di altro. Lei vuole aggiungere qualcosa? Sì, io sono d'accordissimo. Sto dalla parte della gente che è scesa in piazza e ha deciso di manifestare. Poi aprire il ristorante, non so, poteva essere fatto o non fatto, questo è una cosa da valutare. Ovviamente capisco chi l'ha fatto, perché per dare proprio, far sentire forte quello che voleva dire.